In Sicilia, per lo Sfiducia Dei contro il presidente Crocetta, Beppe Grillo lancia molte pesanti provocazioni. Dice che la mafia aveva una sua morale, ma è stata corrotta dalla finanza. Poi consiglia anche di quotarla in borsa. E per il governatore siciliano sono soltanto le parole di un barbaro politicante. La nostra inviata Monica Giandotti. La mafia è stata corrotta! È stata corrotta dalla finanza, la mafia non metteva bombe nei musei o uccideva i bambini nell'acido. La mafia aveva una sua morale, chiamiamola una sua morale. Non c'è più niente. È stata corrotta da dentro, dalla finanza, dai soldi, dalle multinazionali, dagli affari. Grillo arriva a Palermo per lo Sfiducia Dei. A Piazza del Parlamento pronuncia parole forti. Il mafioso sa che fuori legge, aggiunge, è uguale all'uomo d'affari che però, a differenza del primo, è assolto dal sistema. L'attacco alla politica parte quindi con le parole sul presidente della regione Sicilia Crocetta. Non si sa cosa sia, dice, deve andare via. Replica il governatore. Grillo è un barbaro politicante in cerca dei voti della mafia e la manifestazione di ieri è stata un flop. Il leader 5 Stelle dal palco affonda anche sul Jobs Act. Ce lo hanno rifilato i tedeschi, afferma, ma da loro non ha funzionato e non mancano neanche frasi dure contro Napolitano, che domani sarà ascoltato dai magistrati che indagano sulla presunta trattativa Stato-mafia. Hanno impedito a Totorina e a Bagarella di andarci vicino, ma per proteggere Totorina e Bagarella, perché dopo il 41 bis trovarsi un Napolitano bis. Grillo rilancia poi il referendum contro l'euro e dice vedremo se Lega e Forza Italia ci seguiranno, e mentre dalla platea partono gli applausi, il leader non concede sconti neanche ai palermitani. La Sicilia è un far west oscuro, dice, dovete riprendervi la vostra identità. E infine l'attacco, come di consueto, alla stampa, ai talk show e al servizio pubblico, reo a suo dire di non essere obiettivo con il Movimento 5 Stelle. È il cancro che loro si assolvono, perché è il loro lavoro, è il loro lavoro.